Cosa, allora, la notizia è questa: a Zurigo fa discutere il fatto che si pensi di introdurre un microchip sotto pelle. Ah, ho visto, sì. Per fare un po' tutto, i pagamenti, carta di credito, aprire il garage, telecomando della TV, non lo so, cioè tu metti il polso, bip, bip, e fai tutto. Perché abbiamo trovato di meglio? Perché noi abbiamo trovato, la nostra redazione, uno psicologo viterbese di Viterbo, Stefano Scatena, che saluto. Buongiorno, dottor Scatena, eccoci, buongiorno. Buongiorno, carissimi. E lei da qualche mese, ci corregga se sbaglio, ha un microchip sotto pelle, col quale fa che cosa? Questo chip sotto pelle mi permette di pagare ovunque, senza portarmi dietro portafoglio, e di aprire le porte di casa senza portarmi dietro le chiavi. Cioè che c'ha il bancomat, il livello del genere. Ho il bancomat nel corpo. Ma dove, sì, esattamente? Al polso? Alla mano. E questo chip è nella parte superiore del polso, superiore del braccio destro. Ok, ma superiore, quindi è molto più grande di quello che si pensi. Non dalla parte del palmo della mano, ma è molto più grande di quello che... Ma sopra, dove la mano si piega. È grande, attenzione, quindi si vede che... Come un telefono grande? No, beh, no, è grande circa 2 centimetri di larghezza, però non si vede. Non si vede perché... Sotto la pelle. Sì. Ma se uno tocca lì, scusi, facciamo questo, sente come un pezzo di plastica sotto pelle. Sente, sì, come un pezzo più che altro di vetro sotto pelle. In realtà è di bioresina, quindi è completamente compatibile col corpo e non dà rigetto neanche lontanamente. Però ha la consistenza del vetro, anche se è estremamente più resistente. Ma la prima domanda che mi viene da farle è: legale in Italia oggi inserire un chip sotto pelle? Beh, se è legale. Sì, sì. Cioè, ci sono quelli che si mettono, fanno le forme di piercing. Tra l'altro, so che lei è andato proprio da un esperto di piercing che gliel'ha inserito. Esatto. Esatto, però ci tengo a spiegare che questa mia scelta è dovuta al fatto che come psicologo studio tantissimo gli effetti sulle persone della tecnologia, delle nuove tecnologie. Ecco, no, perché appunto io l'ho detto subito, lei è psicologo, quindi voglio dire... Sono uno psicologo e psicoterapeuta e mi occupo tantissimo nella società, quello che avviene nelle persone, avvengono cose pazzesche ogni anno. Ormai, perché i cambiamenti tecnologici sono vastissimi, nei miei pazienti vedo sofferenza o dubbi o conflitti dovuti a questa immissione di tecnologia nelle nostre vite. Presto accadrà con la realtà virtuale, con il metaverso e anche con i chip sottocutanei. Allora io li provo prima. Lei ha voluto provare ad essere il paziente? L'ho voluto provare, sì, l'ho voluto provare per dire vediamo un po' che succede. Ma è reversibile questa cosa? Sì, si fa. È reversibilissima, basta fare una piccola incisione e si può togliere. E su di lei che effetti sta avendo dal punto di vista psicologico? Nulli, semmai la curiosità delle persone quando pago. Esatto, perché sono 15 euro. Cioè, uno dice la carta, come paga, con la carta o in contanti? O col polso? No, io gli dico pago con il mio corpo perché sono un cyborg, però gioco così. Sì. Gioco, sì, quindi cosa fanno? Hanno il visore, puntano il lettore? No, appoggio il polso sul posto. Cioè, invece di appoggiare il banco, ti appoggio il polso, lì dentro appoggio il polso, in pochi istanti ho pagato e viene scalato dal mio conto. Sì, è come mostrare il bancomat, semplicemente ce l'ha dentro sotto pelle. Esattamente, ce l'ho nel mi corpo, chiedono, il microchip è programmabile? Non so cosa voglia dire, cioè inserire delle cose? No, in realtà delle funzionalità semplicissime, cioè è collegato a un conto che io posso caricare. Sì, scusi, quando le scade il bancomat? Che glielo devono... questo non si estingue, è un conto fisso che non può essere tolto, insomma. Sì. Lo carico e ci tengo sempre 200 euro, così, una cifra così, e poi quando voglio, insomma, lo utilizzo. Ma adesso che l'ho provato da 3 mesi, altro che gli svizzeri, noi a Viterbo siamo estremamente più avanzati degli svizzeri, questi escono adesso. Questi arretrati. Sì. Sono proprio arretratissimi, parlano di cose ormai già vecchie. E, il mio scopo è un altro, è quello di avere in futuro un chip davvero utile
che possa controllare la nostra salute, per esempio con il sangue che passa, la pressione, il chip. Sì, sì, sì. Ma ancora di più penso che sarebbe utile per monitorare alcune proteine che vengono prodotte dal corpo quando c'è un inizio di un tumore. Certo, il timore poi è sempre che dalle cose utili si passi all'esagerazione, alle forzature. Questo è il problema, sempre. No? Infatti, cioè Manera è uno che va a prendere ancora la cartuccia per la stampante, l'inchiostro, girando per la città, perché ormai nessuno la vado prende, in Piazza Pio, lei può capire adesso, caro dottor Scatena, che lui è un po' inquietato, e anch'io devo dire dall'idea. Anch'io lo sono, è quella la cosa più stupefacente. Il problema è che poi da qui si passi poi al condizionamento dei desideri, dei pensieri. Temo che andrà a finire così. Temo che andrà a finire addirittura così. Il chip, molto critico. Il chip che ti inserisce la serotonina. Senta, come si ricarica questo chip? È una domanda degli ascoltatori, sono molto interessati. E poi se si rompe? Allora, non si può rompere perché è proprio indistruttibile. Non so quanti newton di forza può reggere. E c'è un conto che si chiama iCard, che è un conto online, una specie di banca online, dove io dal mio conto della mia banca ci posso versare i soldi, telefonino. Lo carico. Sì, lo carica, lo carica. Lo carico da lì. Ma mi ha detto che apriva anche le porte. Cosa vuol dire? Che a lei che dimentica apre sempre le chiavi. Porte, ci sono apre delle serrature, ci sono delle serrature che riconoscono le informazioni contenute nel chip, e quindi non mi devo portare dietro le chiavi, ma mi si apre la porta di casa. Questo è il motivo modificare in base al microchip la porta di casa. Sì. Ci devi mettere delle serrature apposite che lo riconoscono, ci sono in tanti alberghi in Europa. Sì, chiaro. E la sensazione, mi chiedono anche qua dalla redazione, ma ha la sensazione di pagare quando paga, oppure ma sì, tanto mi do una passata di polso? Ma io ho la sensazione che, come si raccontava sul fumetto Nathan Never, no? Famoso fumetto grande, di fantascienza. Nathan Never, certo. Bellissimo. Il conto in banca, oppure il nostro denaro, si è diventato un numero. È una sorta di numero, come si vede nel film. Sono soldi immateriali, sì. Sono soldi completamente immateriali. Quindi io quello che posseggo, a parte le cose che davvero che contano davvero nella vita, è un numero che sale quando lavoro e scende quando godo. È un numero, non esiste più questa concezione. Dottor Scatena, ma arrivano, scusi, centinaia di domande. Noi io la terrei, si smagnetizza, chiedono, fa male inserirlo, si scarica e va ricarica. Poi puoi attraversare qualunque cosa elettromagnetica, anche la risonanza magnetica, i controlli all'aeroporto. No, è completamente inerte il chip. Il chip non ha una fonte di energia propria, prende l'energia tramite l'elettromagnetismo dal POS. Certo. È questa che le persone è vero che c'ha il wifi? Certo. No, per carità, non c'è nessun wifi, né ci sono dei dati sensibili. C'è tanta paura su questo, comprensibile, però si presta a dei complottismi, a delle idee pazzesche. Non sei tracciabile, non è tracciabile, ma per carità. Sì, ma non è, il discorso non è di come adesso, poi probabilmente è di quello che può diventare. Un conto è come lo utilizza. Questo è vero. Certo. Apposta bisogna conoscerla questa tecnologia per capire prima quali sono i problemi che porterà. Guardi, dottor Scatena, noi adesso ci dobbiamo fermare e andiamo alla borsa, ma io credo che la richiameremo, perché non lo so, tanto la ringraziamo, Stefano Scatena, psicologo, grazie, ha da qualche mese un microchip sotto pelle.